conferenza dei capigruppo si fa capire che siamo qui dalle 3 del pomeriggio per portare avanti l'attività amministrativa, quindi ringrazio il pubblico che è presente, ringrazio tutti i consiglieri che sono presenti, quelli assenti sono motivati, gli altri verranno. Il sindaco è chiaramente ben motivato perché è vicino all'assessore Giacobbe della nostra giunta, quindi è qui al suo posto il nostro vice sindaco, l'assessore Naggi, e chiaramente un po' di silenzio per favore in aula. E la motivazione, innanzitutto non la conosciamo di quanto accaduto, chiaramente queste saranno le forze dell'ordine, la magistratura a chiarire quelli che sono stati i momenti. L'atto in sé comunque va fortemente condannato, qualunque sia il motivo. Avellino non è mai stata una città violenta, immagino che non lo sia ancora, e oggi apparire sempre più nelle cronache nere nazionali sicuramente non ci rende partecipe di questo tipo di quotidianità e ce ne tiene fortemente lontani. Quindi l'assessore Giacobbe, come parte tutto, ha tra le varie deleghe, oltre lo sport, la pubblica istruzione, anche la sicurezza, quindi è un assessore che deve gestire quella che è la tranquillità in città. E vi dico che nella conferenza dei capigruppo, oggi riunita perché abbiamo degli argomenti importanti per avviare l'attività amministrativa, cioè perché la città di Avellino abbia la sua amministrazione che la porti chiaramente ad essere una grande città, quindi una città a livelli nazionali importante e non per cronaca nera, e quindi eccoci qui presenti dal pomeriggio perché vi è la necessità quindi di approvare in tempi stretti quello che è il bilancio del consolidato della nostra amministrazione. Però essendoci giunta improvvisamente la notizia dell'aggressione ricevuta da parte dell'assessore Giacobbe sotto la sua abitazione, mi pare di capire il sindaco ha partecipato in maniera flash e ci ha reso tutti su quanto accaduto, ci siamo accertati che le condizioni di salute fossero tranquille nonostante il suo passaggio presso il pronto soccorso della città ospedaliera, e ora chiaramente la vicinanza oltre che del sindaco la porta da parte di noi tutti, però noi qui presenti porteremo quindi avanti nell'ordine del giorno solo una parte, quella indispensabile per far sì che l'attività amministrativa non freni il suo rilancio che sembra essere presente in maniera spedita. Nella conferenza di capigruppo si è poi d'altronde giustamente discusso su quelli che sono i fatti di cronaca avvenuti, cioè di cronica di di malavita praticamente locale, di cui Avellino probabilmente insomma non è mai apparsa negli anni precedenti in quanto tale, e ciò chiaramente ha fatto sottolineare da parte della maggior parte dei chiaramente i capigruppo presenti, alcuni in particolare Nicola Giordano, Luca Cipriano, la necessità di far sì che il Consiglio Comunale, oltre che continuare nella sua attività amministrativa, quindi mai frenarla per la città, di incentrare l'attenzione anche su quello che è l'argomento della criminalità locale, quindi della sicurezza di tutti i cittadini che sono ben distanti da questi atti di criminalità. Pertanto in tempi molto rapidi, oggi ripeto è indispensabile avviare le commissioni consiliari, ecco uno dei motivi per cui siamo qui, in modo tale che i vari passaggi nelle varie commissioni vengano fatte, dell'attività amministrativa vengano fatte in maniera limpida e trasparente, e che il Consiglio Comunale possa chiaramente giovarsi della maggiore credibilità e attendibilità da parte di tutti. Quindi la politica, quando accadono questi episodi, viene un po' messa da parte, per fortuna, perché ognuno di noi è un cittadino di Avellino e per ognuno di noi è un vanto rappresentare, essere considerati tali. Quindi
Maggio sta sostanzialmente anticipando che la durata del Consiglio sarà limitata, nel senso che si approveranno le commissioni, poi mercoledì, come anticipato, ci sarà un Consiglio Comunale straordinario dedicato al tema della sicurezza, a condanna dell'aggressione subita da Giacobbe. Gli inquirenti indagheranno Avellino, mai stata violenta, dice Maggio, annunciando tuttavia il Consiglio Comunale della prossima settimana. Il sindaco, dunque, e questa la conferma, non è in aula perché è con Giacobbe in questi minuti. Nella giornata poi di mercoledì pomeriggio noi ci riproporremo in Consiglio Comunale proprio per discutere su questo argomento importante, per far sì che la città quindi raggiunga un livello di sicurezza che sia superiore evidentemente a quello presente, perché c'è qualcosina che va rimodulata, quindi in modo tale che ogni cittadino possa circolare tranquillamente in una città che sembra non avere più i requisiti della tranquillità estrema. Vabbè, non voglio ulteriormente deviarvi, è chiaro che non si aprirà una discussione, ma ogni capogruppo che voglia fare un intervento, immagino tutti, chiederanno la parola e quindi diranno la loro su questa condizione.